piena certamente non è facile, non è facile anche se sembra invece molto semplice, perché si vedono dei numeri importanti che tutti i giorni vengono qui in città, di turisti provenienti da tutte le parti del mondo, e certamente l'impatto turistico per la città è importante dal punto di vista economico, culturale, sociale. Questo è, diciamo, una piccola premessa per parlare oggi un po' del turismo, quello che sono i lati, diciamo, apprezzabili e positivi, e anche qualche piccolo miglioramento che si potrebbe, diciamo, apportare a questo settore. Qui ci troviamo al parcheggio di Viale Vittorio Veneto, viene chiamato l'attracco della fortezza. Qui in effetti molti anni fa, e si può vedere anche dalla targa posizionata sul bastione della fortezza, si trovava un campo sportivo e è stato trasformato poi ovviamente negli anni, e oggi è il luogo dove arriva il 90%, diciamo, dei mezzi di trasporto, dei bus turistici che conducono le compagnie in visita alla nostra città. Diciamo che purtroppo questo luogo non ha molte attrezzature, molti arredi che permettono un'accoglienza come meriterebbe alla nostra città, perché Siena, avete visto negli ultimi giorni con queste importanti visite che abbiamo avuto, appare sempre straordinaria, e così lo è veramente, perché offre un panorama unico al mondo e una ricchezza dal punto di vista delle risorse storico-artistiche veramente eccezionale. I nostri musei sono ricordati in tutto il mondo, però quando arriviamo qua, diciamo, appena scendono dagli autobus i nostri ospiti, richiedono subito alcuni servizi, per esempio di usufruire dei servizi pubblici, dei bagni, che purtroppo qui non ci sono. Questo è un problema che è stato segnalato per molto tempo, e non siamo qui certamente per fare polemica, ma solo per ricordare che magari sarebbe arrivato anche il momento adeguato per diciamo, adattare, cercare di creare un luogo veramente dedito all'accoglienza, accoglienza vera. E un altro piccolo problema è che non ci sono delle panchine o delle sedute che permettono in qualche modo di attendere gli autobus che devono arrivare, oppure anche persone anziane che magari hanno un momento di bisogno di pausa prima di iniziare il percorso della città, perché non siamo proprio vicini al centro storico, alle mura vere e proprie, e quindi con l'idea di camminare magari un quarto d'ora per raggiungere i bagni più vicini o magari una panchina, insomma, non è veramente la migliore accoglienza. Fortunatamente l'amministrazione comunale ha previsto, insomma, una revisione di tutta la cartellonistica stradale, e questo penso che sia un più, un lato positivo che sicuramente faciliterà questo approccio, perché magari qui arrivano anche turisti individuali, non solo gruppi organizzati, e quindi una segnaletica più idonea riuscirà probabilmente a condurre queste persone per una visita molto più precisa, accurata della città, per evitare anche di perdersi, insomma, anche se a Siena è un po' difficile perdersi. Ecco, questi giardini che storicamente, insomma,
hanno da raccontare potrebbero essere magari un pochino, avere una manutenzione insomma un pochino più accurata. Non è facile ovviamente, perché i costi sono importanti, come del resto i vialetti che attraversano i giardini, che magari sono un pochino insidiosi, con qualche pietra che favorisce qualche caduta, perché molte persone che visitano la nostra città sono anche un pochino, diciamo, grandi, un po' cresciute come età, e quindi purtroppo anche recentemente abbiamo avuto a che fare con un piccolo evento, perché non hanno, delle persone insomma che avevano delle disabilità non sono potute arrivare vicino al centro della città, in un luogo più idoneo per scendere e per salire. Naturalmente noi sappiamo che esiste un regolamento comunale che logicamente, come tutti i regolamenti, deve essere rispettato, però magari delle volte un minimo anche di elasticità e di comprensione nei confronti delle persone anziane o che hanno particolari disagi andrebbe certamente favorito. Ecco, e se uno segue e vede anche la viabilità, non è una viabilità che permetta insomma anche di muoversi agevolmente per una sedia a rotelle o persone insomma che hanno delle difficoltà motorie. Certamente i nostri turisti non possono che rimanere stupefatti, il panorama è eccezionale, e poi in più sicuramente sono in previsione degli eventi che avranno grande risonanza, come la mostra della collezione Salini e la grande mostra dedicata ad Ambrogio Lorenzetti, che veramente insomma a breve attireranno sicuramente un grande pubblico, e quindi in questo bisogna dire che è un più per la città, e senz'altro insomma l'impegno economico sarà importante, ma ugualmente il ritorno, come si spera insomma anche queste visite importanti, come l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Obama, che in questi giorni ha visitato la nostra città, è rimasto stupefatto, e noi speriamo anche che i suoi connazionali possano seguire il suo esempio. Lui ha usufruito poi di una guida abilitata della città, anche questo è un punto importante. Noi abbiamo da sempre cercato di proteggere la categoria e soprattutto di permettere a persone che hanno alle spalle molti anni di studio, di perfezionamento, riconoscimenti anche a livello insomma qualitativo, di poter svolgere la propria attività con tranquillità. E quindi anche l'abusivismo nel settore turistico è una nota dolente che purtroppo non interessa solo la nostra professione ma molte attività, e quindi più professionalità senz'altro premia quello che è l'offerta turistica. Quindi tutti insieme dovremmo cercare di fare uno sforzo per controllare e anche cercare di vivere la legalità in questo settore del turismo, che magari non sempre purtroppo è rispettata. Come appunto accennato prima, dopo la pubblicità legata insomma all'evento Obama in Toscana, io penso che sicuramente sarà un volano importante, e già la nostra città e tutto quello che era il nostro territorio era apprezzato ed amato fin dai passati secoli, ma sicuramente rinverdire un poco e far ricordare con la presenza insomma di personaggi importanti, ma anche di persone comuni, ecco, sicuramente porterà un ritorno, o almeno ce l'auguriamo, un ritorno di qualità, perché lui ha fatto delle scelte anche di visita interessanti e culturalmente apprezzabili. A preferire Siena a Firenze, ovviamente da buona senese, nata sulle Lastre,
al vecchio ospedale del Santa Maria della Scala, mi verrebbe da dire di sì, però mi devo dimenticare di essere senese in questo momento. Io penso che la sua scelta sia stata soprattutto suggerita da una sua proprio come dire, richiesta di tranquillità. Lui voleva un luogo a dimensione umana e soprattutto vivere come vivono in Toscana, e una città come Siena magari restituisce un tipo di vita che è molto lontana dal tam tram certamente della vita degli Stati Uniti, newyorkese o di Washington, ecco, ma ugualmente permette, insomma, di assaporare un po' di tranquillità. Quindi penso che sia stata solo una scelta di gusto. Poi magari può darsi che sia già stato a Firenze in passato e quindi non voleva ripetere lo stesso itinerario, oppure ritornerà in seguito a visitare anche Firenze e altre località. Città offre dei panorami eccezionali, ogni pietra veramente ci parla, e quindi è sempre piacevole anche passeggiare da soli per conoscere la città. E non solo qualche pietra, ogni tanto ci parla anche qualche arredo, che purtroppo qui questi paletti, che sono stati posizionati senz'altro con una buonissima intenzione, quella della salvaguardia del pedone, perché magari veniva attraversato da degli scooter, dei motorini o dei mezzi, insomma, con le ruote che potevano in qualche modo creare qualche incidente o essere pericolosi, insomma, per i pedoni. Però ora è stato leggermente riallargato, però non è che sia tanto agevole. Pensate per esempio a una carrozzina, disabile in carrozzina, che deve affrontare questo percorso, perché quella cosa qui è corredato da un panorama vicinissimo che permette di leggere uno scorcio suggestivo sulla Basilica di San Domenico, e qua sopra proprio ci troviamo in Via dei Pellegrini, dietro la chiesa di San Giovanni Battista, il Battistero, senz'altro questo è un percorso molto amato e frequentato. Inoltre la città appare pulita, curata, diciamo non a tutte le ore del giorno, qualche momento magari c'è qualche scatola di troppo, però bisogna anche pensare che qualche vicolo magari più nascosto, che viene ugualmente frequentato, delle volte non è proprio il massimo dello splendore, non so, insomma, c'è qualche escremento di piccione di troppo. Però ecco, queste sono, diciamo, cose che capitano, e senz'altro non saranno questi dettagli che faranno amare di meno la città di Siena. Una piccola miglioria senz'altro andrebbe fatta per valorizzare la segnaletica legata anche ai musei più importanti della città. Ora, non è che non ci sono i cartelli, però delle volte non sono visibili abbastanza per far comprendere anche l'importanza dei musei che si trovano all'interno degli edifici più rappresentativi della città. E così delle volte anche i luoghi preposti proprio all'accoglienza turistica, all'informazione, delle volte non sono molto indicati e valorizzati. Ecco, con pochissimi accorgimenti, si spera, insomma, che con questa nuova segnaletica e cartellonistica si possa ovviare anche a questi piccoli dettagli. È il dettaglio che fa la differenza, e senz'altro nel turismo c'è una grande attenzione anche al dettaglio. Si è evoluta la figura del turista negli anni, sempre più attenti, accorti e anche intelligenti, e quindi è sempre più importante
importante restituire un'informazione più che corretta. Naturalmente questa è una città meravigliosa e siamo contenti di essere nati qui, di poterla illustrare, di poterla restituire al mondo intero. L'accoglienza si vede generalmente o all'aeroporto o alla stazione. Come sia l'accoglienza alla stazione di Siena lo sanno i senesi, non c'è bisogno che lo spiego. Facciamo un altro esempio, innanzitutto quello di una città gemella, come Avignone. Allora, se uno arriva ad Avignone, scende alla stazione, c'è un signore con la targhetta che gli viene incontro e che ti dice in cosa la possa aiutare, in varie lingue. Dopodiché tu prendi un piccolo autobus che ti porta in città, arrivi alle mura, attraversi le mura e c'è subito un grande plastico che sarà 2,5 metri per 2, dove chiunque può vedere tutti i principali monumenti e toccarli. Il confronto noi ce l'abbiamo, se mi permette, io vivo nella parte alta di San Prospero, quando salgo su, generalmente 3-4 volte al giorno, in tutte le lingue, mi si chiede, ma il campo dov'è? A dove sta il campo? Where is the campo? Come si fa a passare dall'altra parte? Non c'è nessuna indicazione. Poi molte persone, ci sono alcune persone che precipitano giù per via Bonci, giù per quelle strade, perché non sanno se andare avanti a destra. Di plastici non se ne parla in sostanza, ma comunque ritorniamo al discorso dell'accoglienza. Un altro esempio di accoglienza è l'accoglienza che ho visto a Porto, che è una città d'arte tutto sommato abbastanza simile in Portogallo. Uno appena esce dalla dogana dell'aeroporto trova 4-5 belle ragazze che gli offrono una pianta di Porto. Va avanti un po' a sinistra per 10-15 metri, trova le informazioni. Entra nell'ufficio informazioni, sulla sinistra dell'ufficio informazioni c'è una parete dove c'è un grande display che ti spiega quello che succede a Porto. Io personalmente penso che il problema di Siena non è solo Siena, ma Siena è la capitale della Repubblica di Siena. Quindi se per esempio uno facesse un video display, non sarebbe giusto farlo come a Porto su Porto, sarebbe giusto che desse un'immagine anche di come è la provincia di Siena, Sciano, Scrofiano, una serie di posti che ci sono, cioè dare un'immagine di quello che realmente è sempre stata Siena e lo è tuttora. Perché questo non succede? Beh, secondo me è un discorso che riguarda in buona parte forse anche la città, per ragioni che non so bene, ma c'è una sorta di ritrosia a toccarla. Per cui praticamente cosa succede? Che ci sono poche indicazioni di dove sono i musei. Per esempio, facciamo un esempio, nuova Via dei Rossi. Via dei Rossi finisce in Piazza San Francesco. Piazza San Francesco c'è il Museo di San Bernardino. Il Museo di San Bernardino, se fosse negli Stati Uniti, soltanto la Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti ci farebbero un tempio. Poi, siccome di fronte c'è la chiesa di San Francesco, dove c'è un affresco di Ambrogio Lorenzetti dove San Francesco si presenta, il Papa dice che mamma mia, chi è questo personaggio qui? Farebbero tutta una serie di collegamenti. Devo dire, a San Bernardino non c'è quasi mai nessuno, stessa cosa per la Pinacoteca. La nostra storia la recuperiamo offrendola anche agli altri e condividendola, altrimenti rimane un po' chiusa. Io mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. Molti tesori di Siena sono chiusi in chiese che sono sempre chiuse. Per esempio c'è San Raimondo che sta in fondo vicino a Porta Romana. A San Raimondo, fino a poco tempo fa, forse tuttora, c'è un giovanotto del Touring Club che due pomeriggi le tiene aperto. San Raimondo che è pieno di cose, ma ci sono tante altre chiese che sono piene di cose che sono chiuse. Cosa ti viene in mente? A San Pietroburgo, che non è che sia un grande esempio di turismo, però San Pietroburgo c'è un vecchietto in certe chiese che prende qualche soldo e la tiene aperta. Io non dico che sia la soluzione, però tenere tutto chiuso, questo grande tesoro che è Siena, e non va bene. Non solo per il turismo e per l'economia, ma proprio per Siena.
Siena, certo che è il Palio, ma è molto molto di più e credo che se lo deve recuperare. Queste sono le mie conclusioni. L'importanza di Siena come centro artistico è stata ben capita ed è ben conosciuta dagli operatori turistici, al punto che Siena è una città visitata da milioni di turisti l'anno. Si parla di cifre da capogiro, per esempio se si pensa agli ingressi al Duomo, a visitare il Duomo, che in alcuni giorni dell'anno superano le 15.000 unità. Ma la stragrande maggioranza del turismo che frequenta Siena è un turismo di massa, mordi e fuggi. C'è un continuo flusso di torpedoni che scendono gruppi turistici che visitano la città soltanto per 2 ore, poi ripartono. Quindi una rapida occhiata che non dà affatto un'idea di quello che sia la città. A Siena abbiamo per esempio il più importante edificio al mondo per la pittura murale. Questo è il Palazzo Pubblico di Siena. Nessun palazzo al mondo possiede dei cicli ad affresco fondamentali da manuale di storia dell'arte come il Palazzo Pubblico di Siena. Basta citare naturalmente i lavori di Simone Martini, La Maestà e il Guido Riccio, i lavori di Ambrogio Lorenzetti, primo fra tutti La Sala della Pace, i lavori di Beccafumi, La Sala del Concistoro, i lavori di Sodoma, nella Sala del Mappamondo, gli affreschi di Taddeo di Bartolo, della Cappella e dell'Anticappella. Il Palazzo Pubblico ha anche un'altra potenzialità, ha la potenzialità di avere tutta una serie di dipinti, stavolta non murali, ma di dipinti appunto mobili, in parte prodotti dalle stesse amministrazioni, in parte provenienti da collezioni, perché noi dobbiamo pensare che per far trattenere i turisti a Siena e anche per avere un turismo migliore, un turismo più adatto alla nostra città, bisogna creare delle occasioni importanti. Credo che la collezione Spannocchi, che è come dire una parte che non rientra nel percorso dell'arte senese, ma è una collezione molto particolare da intenditori, dove del resto ci sono dei capolavori assoluti come la Natività di Lorenzo Lotto, il San Girolamo di Dürer, i ritratti di Giovan Battista Moroni, grandi dipinti come un grande dipinto mitologico di Padovanino, dove ci sono tavole quattrocentesche come le 2 tavole di Bartolomeo Montagna, insomma una collezione molto particolare e molto ricca che vedrebbe proprio la sua collocazione ideale in questo palazzo Chigi alla Postierla, che del resto è ricco esso stesso di affreschi e pitture cinquecentesche. Il museo rappresenta l'identità del luogo. Nel museo si dovrebbero riconoscere le persone del luogo, dovrebbero riconoscere la propria storia, la propria identità, la propria essenza più vera e nello stesso tempo più nascosta. E invece no. Adesso i musei vengono visti, come dire, come dei veicoli per fare soldi. E questo naturalmente è molto sbagliato. Quello che i musei possono fare
dal punto di vista del profitto, è l'indotto, cioè il portare persone nel luogo che poi naturalmente consumano, diciamo così, souvenir, pizza, ristoranti, eccetera, eccetera. Una cosa veramente fantastica, anche per portare le persone nel museo, quasi come dire costringerle a farle venire, potrebbe essere l'apertura gratuita dei musei, che aprirebbe, come dire, il ventaglio in maniera di accessi in maniera sorprendente, e farebbe, come dire, ritornare i musei nella vita anche della città, nella vita anche degli abitanti. E allora come fare per finanziare i musei se non si fa pagare il biglietto? Ma andrebbero, come dire, introdotte delle piccolissime tasse in tutti quei generi commerciali che dall'attività turistica guadagnano. Come vedete dalla statua che abbiamo accanto del Montluc, difensore di Siena, e fino allo stremo al 1555, quando la città dovette capitolare, e quindi bisogna fare una correzione a questa targa perché l'anno decisivo della sua presenza fu appunto il 55, quando poi a Porta Romana lasciò la città con le sue truppe e fece entrare il Marignano e le truppe che avevano vinto in città. Questo è quindi una piccola correzione, ma significativa, che bisognerebbe apportare a questa targa. Perché? Perché Siena deve fare attenzione a questi dettagli, ai particolari. Siena ha sempre tenuto nei grandi tempi, nei tempi d'oro, abbiamo qui vicino la maestà di Simone Martini, che appunto Obama ha tenuto ad ammirare, e in quegli anni, pensate, si fece un prato, la parola usata nel documento è prato, però evidentemente voleva dire giardino, perché la parola giardino non c'era ancora, a Porta Camollia, per far capire che Siena non era un vile castello, ma per i visitatori, per gli stranieri, per chi, i viandanti anche della Francigena appunto, arrivando a Siena si rendessero conto che arrivavano in una città nobile. Nobile cosa vuol dire? Nobile per cultura, badate, perché Siena si proclamava Repubblica Popolare, però la nobiltà è della cultura, dei dettagli, ed è questo cui non si fa attenzione. Purtroppo, presi troppo dalla frenesia del turismo di massa, non si capisce che se vogliamo far fare un salto di qualità ai visitatori di Siena, dobbiamo anche migliorare i dettagli. Noi abbiamo questo enorme patrimonio di beni culturali, eppure il nostro turismo non va bene a livello internazionale. È migliorato per congiunture favorevoli, ma a livello internazionale comparativamente si sa che i dati non ci promuovono. Perché? Perché non è soltanto questione di quello che si fa vedere, ma è il contesto in cui lo si fa vedere, è l'accoglienza che si riceve negli alberghi, è i costi dei servizi supplementari, l'eleganza dell'ambiente in cui ci si muove. E se io apro un dépliant dell'Accademia Chigiana che mi fa le lodi naturalmente dell'Accademia, del suo programma di attività, benemerito, per carità, non dico questo, ma come ci si fa a scrivere che Carlo V e Cosimo I furono dei benemeriti nello sviluppo di Siena? Cioè, sono proprio delle banalità e non vere, peraltro, che
screditano subito il testo in cui sono state inserite. Qui siamo ad una scritta all'imbocco di Salicotto, quindi in un punto centralissimo ai piedi della Torre del Mangia, in cui accanto ad un antico bando di fine di 1641 contro le prostitute che non potevano abitare in quest'area perché è un'area pubblica, insomma, quindi proprio con i consiglieri comunali che andavano e venivano in continuazione, una volta proprio nel 400 ci chiusero proprio un lupanare a un certo punto, perché dissero, insomma, come si fa, poi i padri vedono i figli, insomma, morale che lo spostarono lontano dal consiglio, dall'ingresso del consiglio comunale che appunto era là. E questo sotto, ecco, è una scritta preoccupante, questa sinagoga ebraica, perché è come se noi mettessimo all'insegna per il Duomo, mettessimo cattedrale cattolica, insomma, cioè sono quelle precisazioni del tutto pleonastiche, perché tra l'altro si trattasse di una comunità straniera, ma gli ebrei fanno parte della nostra comunità nazionale da secoli e quindi è proprio impropria. E devo dire, la cosa più preoccupante è che ne abbiamo parlato tante volte in comune, siamo andati più persone a esporre questa nostra perplessità e non siamo riusciti ad arrivare in fondo. La scritta è sempre in quel modo. Qualcuno malignamente ha detto, ma lì costa poco levarla e quindi se costa poco non vale neppure la pena di intervenire. Invece se venite un po' più avanti, dopo questo dato, questa ombra, andiamo a vedere una, visto che siamo in un punto così storico, andiamo a vedere una particolarità del muraglione del palazzo comunale qui in Salicotto, di cui non tutti i senesi conoscono appunto il significato. Se voi inquadrate questo muraglione, vedrete che ci sono dei resti di intonaci sul muro. Ecco, questi resti di intonaci sono la prova che qui, ancora nel Settecento, si leggevano delle pitture infamanti, perché era tradizione del tempo di dipingere in modo naturalmente negativo, ad esempio a testa in giù, appesi a testa in giù, dei traditori della Repubblica. Sappiamo che così, ad esempio, a metà 400 sicuramente venne dipinto Antonio Petrucci, che aveva cospirato contro la Repubblica. Naturalmente con l'andare del tempo questi intonaci non sono stati curati e si sono perduti, e certamente è chiaro che nell'età moderna i discendenti di questi Petrucci non avevano certamente piacere di vedersi effigiati in quel modo. Stiamo risalendo da Piazza del Mercato verso Via Dupré e, come vedete, c'è una situazione, diciamo, non propriamente elegantissima, ecco, con che presenta anche qualche difficoltà. E qui, oltre a vedere un impiantito che indubbiamente avrebbe bisogno di qualche intervento, mi fa piacere però anche
farvi dare un'occhiata a questa fiancata del chiesino di San Salvatore che stava ruinando proprio letteralmente, i mattoni si potevano spostare, proprio tirare fuori con le mani, e come vedete è stato fatto un intervento recente a spese della Contrada dell'Onda con tutti i doverosi permessi naturalmente, in modo da evitare ogni crollo. Vorrei anche ricordare, visto che siamo in questo contesto qui di via Giovanni Dupré, che questa è la casa natale del grande artista senese dell'Ottocento, nato qui e che ebbe, fu così subito amato dalla città che meritò il nome della strada già mentre era in vita. Quindi un uomo che fu subito apprezzato moltissimo, anche se visse per la maggior parte della sua vita a Firenze. Qui, per completare l'informazione necessaria, bisogna aggiungere che ci troviamo di fronte al chiesino dell'Onda, sede storica della Contrada dell'Onda, che come si vede è in condizioni che necessiterebbe naturalmente un intervento quantomeno agli intonaci. Speriamo che questa situazione si risolva rapidamente, perché questa è una strada molto importante di Siena, perché la strada che arriva in Piazza del Campo e collega da alcuni anni, come si sa, collega Piazza del Campo al principale parcheggio di Siena, cioè il parcheggio Il Campo. Quindi qui è una di quelle strade che, come Via della Sapienza, è stata chiusa al traffico e quindi bisognerebbe appunto valorizzare, mentre purtroppo qui devono ancora parcheggiare le macchine perché non si saprebbe dove metterle altrimenti, e quindi è una strada che attende di essere migliorata. E ora andiamo a vedere un altro punto molto critico della strada. Siamo all'arco di San Giuseppe, che è diventata chiesa della Contrada dell'Onda a fine Settecento, e qui c'è una situazione difficile perché c'è molto traffico tutto il giorno e ci sono molte macchine che salgono naturalmente da Fontanella, arrivando qui con una situazione, come vedete, anche qui bisognosa di interventi, e per poter entrare bisogna affacciarsi con macchine che arrivano dalla strada. Ma l'altra situazione importante da far vedere mi sembra questa del muraglione, che ormai da vari anni che è crollato. Sono state fatte varie richieste in comune di un intervento e non siamo riusciti a smuoverli. Ora, perché sarebbe importante? Ci troviamo di fronte ad una chiesa di una sua bellezza qual è San Giuseppe, e da qui sotto Sant'Agostino è la strada che proviene dal grande parcheggio del campo. Quindi i visitatori che arrivano copiosi da questo parcheggio si trovano sulla destra questo deposito, grande deposito di rifiuti, di monnezza, come ormai si dice normalmente, e poi questo muraglione che naturalmente qui era alto come quello e che ormai da vari anni appunto è crollato. Ora non si capisce, come è stato detto varie volte, come ad esempio sui fondi anche del turismo, perché qui è un problema di buona immagine della città.
Ecco, io credo che se c'è una cosa da dire per chiudere questa conversazione su cultura e turismo, io penso che la migliore pubblicità ce la faccia una città ben tenuta, una città accogliente, funzionante, senza questi dissesti che purtroppo i senesi tutti i giorni devono lamentare.